ci troviamo nel laboratorio di microcogenerazione del Dipartimento di Energia presso Politecnico. Il laboratorio nasce con la finalità di provare dei sistemi di piccola taglia per la cogenerazione, cioè la generazione contemporanea di energia elettrica e di calore, o sistemi di cosiddetta trigenerazione che producono anche freddo come ulteriore effetto utile. Possiamo provare sistemi di diverso tipo, in linea di principio qualsiasi tipo, fino a una taglia massima di 100 kW elettrici e circa 300 kW termici. Possiamo provare motori a combustione interna, macchine tipo Stirling, celle a combustibile, qualsiasi tipo di generatore capace di produrre energia elettrica e calore. Il laboratorio nasce con la finalità di caratterizzare questi sistemi, quindi comprenderne le prestazioni e l'efficienza, analizzarne le emissioni e caratterizzare i sistemi a fronte di carichi variabili, cioè connettere i sistemi con dei circuiti di acqua calda, acqua fredda e dei circuiti elettrici nei quali si possa regolare il carico e quindi vedere poi il sistema come reagisce rispetto alle richieste. Il laboratorio è strutturato in tre zone, un'area impianti dove ci sono tutti i circuiti idraulici che regolano e controllano le portate di acqua calda, di acqua fredda, di acqua refrigerata e di acqua surriscaldata che possono essere inviati al sistema oggetto di prova. Inoltre c'è il quadro di controllo che acquisisce i dati circa le misure che vengono fatte sul campo e nell'impianto e che regola l'impianto secondo il punto di misura che si vuole ottenere. Al piano terra abbiamo la zona dove fanno capo ad un unico quadro di controllo tutte le misure che vengono fatte e tutte le regolazioni dei vari attuatori che permettono di regolare portate d'acqua, pressioni, temperature dei vari circuiti. Il sistema permette naturalmente la registrazione in continuo delle misure che vengono fatte grazie a una serie di sensori e di dispositivi di misura di elevata precisione che sono distribuiti sull'impianto e sul campo di prova. La terza zona del laboratorio è la cella di prova vera e propria nella quale viene collocato il motore o l'impianto che si vuole di volta in volta sperimentare. Ad esempio una cella combustibile alimentata con gas naturale è in grado di generare energia elettrica e calore sotto forma di acqua calda a circa 70 gradi centigradi per una ipotetica utenza termica. All'interno della cella di prova giungono le alimentazioni dei circuiti idraulici che menzionavo prima, quindi acqua calda, fredda, surriscaldata e di raffreddamento. Giungono inoltre i gas tecnici che vengono usati per alimentare l'impianto, quindi gas naturale, combustibile primario, ma in aggiunta a questo idrogeno, monossido di carbonio e altri gas che provenendo da pacchi bombole possono essere usati per simulare combustibili diversi. All'interno della cella sono presenti tutti i sistemi di misura che rilevano le grandezze necessarie per costruire bilanci energetici e di massa dell'oggetto che si sta sperimentando. Si tratta di una struttura che non ha sostanzialmente equivalenti in Italia o in Europa per varietà e tipologia di prove e per qualità delle misure che possono essere condotte e che viene utilizzata nell'ambito di progetti di ricerca e collaborazioni con industrie ed enti esterni in ambito sia nazionale che europeo.